Siamo giunti al momento dell'incontro tra Monia, la nostra paziente testimonial di oggi, e il dottor Rao. Allora Monia. Buongiorno signora Monia. Monia, raccontaci un po', abbiamo fatto vedere le tue foto al dottore, vi siete incontrati, ti ha fatto la sua consulenza, sentivo che ti suggeriva che non hai quasi niente da fare secondo lui, ma se volessi proprio fare qualcosa, hai una pelle bellissima, ti ha fatto un sacco di complimenti, però c'è questo inestetismo che tu vorresti risolvere, qual è? Allora, sicuramente è qualcosa di congenito, nel senso che probabilmente è collegato al setto nasale deviato che non si vede così palesemente, però facendo anche l'attrice oltre che il regista mi trovo con dei close up in cui ho come se avessi due profili diversi, perché è una deviazione qui del naso che crea uno sbilanciamento del setto nasale e quindi si vede questa curva. Quindi la tua esigenza è anche professionale? Professionale, sì, perché a volte a mio avviso sembro due volti diversi, ecco. Però diciamo che è una cosa professionale che però non è che ti hanno imposto di risolvere per lavorare, sei tu che vorresti vederti meglio, è così? Sì, perché con gli anni probabilmente è peggiorato. Nel senso, non so se magari il dottore può dare un chiarimento. Gli anni, allora, c'è un riassorbimento sia dell'osso che del tessuto adiposo, e quindi qualsiasi zona della faccia può andare incontro a cedimenti e a modificazioni, perché l'osso si riassorbe piano piano col tempo e quindi la fisionomia cambia. Quindi parlare del dottore su questo inestetismo che ha proposto, che vorrebbe risolvere la paziente, qual è il suo parere? Quello stiamo parlando del naso in questo momento. Allora sì, si possono fare delle piccole iniezioni di acido ialuronico per mimetizzare, quindi non per avere un lavoro definitivo sul naso della signora, che sia chiaro questo, cioè non stiamo facendo un intervento di chirurgia plastica, ma stiamo facendo che la signora tra l'altro rifiuta di fare, non si sente di affrontare, e quindi questo è uno dei motivi per cui entra in gioco il rino filler. Quindi non si raddrizza l'osso, ma si fa in modo tale che... Si mimetizza il piccolo difetto con l'aggiunta di acido ialuronico in alcuni punti, diciamo ben studiati, in modo tale che possiamo ottenere un apprezzabile risultato. Fantastico, quindi adesso lo vediamo come lo sistema.